No, TG Patria Libera è ormai chiuso, o meglio, è in vendita. Nello scorso episodio, infatti, abbiamo visto il buon direttore Flavio Cacciato gettare la spugna di fronte ai continui problemi economici del TG. Ha provato a licenziare Artioli, ma nuove tasse create dal buon Monti hanno prontamente aggravato la situazione. I suoi dipendenti sono dunque andati a fare dei colloqui, ma con scarsi risultati. Bijou addirittura finito in carcere. E intanto si è scoperto che Piero Artioli, giornalista che tanto ha contribuito a rendere celebre questo giornale, è scomparso. E nessuno sa dov'è, creando uno sconforto ancora più generale tra i nostri eroi. In questo momento il nostro direttore sta parlando nel sonno con Humphrey Bogart, giusto per potersi tranquillizzare. Sono Humphrey Bogart perché gli era piaciuto tanto quel film sul giornalismo in cui... Com'è che facevi, Humphrey? È la stampa, belletta, la stampa. E tu non ci puoi far niente. Giusto, giusto. E ora il nostro direttore sta aspettando giusto un caffè per potersi risvegliare. Puoi aiutarmi almeno a ritrovare Piero Artioli? Ma abbiamo tutta la notte. Il caffè è pronto, fra qualche minuto riprenderemo. Siete venuti per l'annuncio di vendita? Adeu! Piacere. Flavio Cacciato. Luca Ismail. Flavio Cacciato. Paul Akbar. Tu sei Murria, eh? Oh, Artioli! È vero, Artioli! Piacere, custode. Qua è dove facevo sedere gli ospiti. Qui c'è la scala. Di San Secondo. Questo è il mio tavolino. Voi dovete pure un ordine, io porto un po' la televisione. We haven't got no work, we can't get no work, we're looking for work. We can't get no work, but we will by someday. In the future. Alla Maradona. Dell'abbondanza, del miracolo economico, del tutto bene, il boom. Altro che crisi, ben venga la crisi. Sono contento che c'è una crisi, forse questo ci aiuterà. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia. Quanti hanno esultato per la mia uscita di scena, voglio dire che da domani raddoppierò il mio impegno in Parlamento e nelle istituzioni per rinnovare l'Italia. A tutti voi l'augurio di poter trasformare in realtà i sogni e i progetti che portate nel cuore. Viva l'Italia, viva la libertà. E no, cazzo! Sono io che devo dire queste cose! TG Patria Libera! Libera! Voi che cazzo toccate il mio tavolino? Nessuno è in vendita qua! Via! Via di qua! TG Patria Libera non è in vendita! Benissimo, Bisù! È tutto finito! Riapriamo TG Patria Libera! Votami il bisogno! Basta con le scuse! Io sto facendo telemarketing! Non rompe i coglioni alla gente! Torni qua da me! Lotti per l'Italia! Sì, cazzo, sì! Vaffanculo, Cavour! Ma dove li ha trovati i soldi? Ah già, i soldi. Riesci a sentirmi? Rispondimi, ti prego! Ma chi è? Ma sembra la voce di Recaio! Già, hai indovinato, ragazzo mio! Chi? È un personaggio di Dragon Ball, direttore! Vive nell'aldilà! Cosa c'è, Recaio? È successo qualcosa? È una cosa stupefacente! Buongiorno a tutti, sono Piero Artioli, sono ancora vivo, ragazzi! Cosa? What?
Cioè, sono qua lato nonno. Però tramite Recaio posso parlare con voi. Ah. E ho andato in Kosovo. A fare? Volevo farmi riprendere nel PG, sono andato in Kosovo a cercare uno scoop esplosivo. Poi però ho fatto un incidente in macchina. Ho sentito dei problemi finanziari del PG. Ma non preoccupatevi, la zia Giovanna, quando è morta, mi ha lasciato un sacco di soldi. Potete prenderli voi. Grande! Sì, pazzo! Yeah, security paid! Ehi, tu, lo sai chi era San Secondino? Nicolino, figlio mio! Sì, papà. Papà ti vuole bene e ti guarda dall'alto, figliolo. E mi raccomando, segui la retta via. Sì, papà. Ma non preoccupatevi per me. Tra poco, grazie a Recaio, dovrà arrivare un signore che mi potrà aiutare a trovare un lavoro in un'altra vita. Dimmi, Artioli! Ma non sarà mica... Voglio un'altra opportunità. Ok! Nella prossima vita ti farò rinascere in quello che vuoi. No, perché sono stato da poco licenziato. Vorrei un'opportunità di lavoro. Ok! Allora ti farò diventare un'opportunità di lavoro! È morto di nuovo. Bixio, come faremo senza Artioli? Direttore, con quei soldi mi compri un'astronave. Andrò su una Mac a cercare le sfere del drago. Con quelle resusciteremo Piero Artioli.